Nel paese di Babì Babò viveva un povero pescatore che aveva 3 figlie da maritare. In quel paese viveva anche un giovane che ne voleva una in moglie. Era un giovane di gentile aspetto, ma aveva una strana abitudine. Usciva di casa soltanto di notte. E per questo la gente non si fidava di lui. Dopo essere stato rifiutato dalla figlia maggiore e poi anche dalla seconda, la terza scelse di prenderlo per marito. Le nozze si fecero di notte e appena lo sposo fu solo con la giovane moglie, le disse: «Devo confidarti un segreto». Stregato da una magia, son condannato, son tartaruga di giorno e solo la notte uomo ritorno. Per liberarmi di questo c'è solo un modo e devo far presto. Dopo le nozze partire, girare il mondo e ritornare di giorno. Lento, di notte sempre più svelto, senza neanche dormire per poterti riabbracciare. Se tu mi aspetterai e fedele rimarrai per sempre il tuo sposo, come uomo riavrai. «Son pronta ad affrontare questa prova», disse la sposa. Lo sposo allora le mostrò un anello con un grande diamante e le disse: «Grande è la virtù di questo diamante. Usala per il bene e questo anello, infine, ci riunirà». E arrivò così l'alba e il momento di partire e lo sposo si trasformò in tartaruga e con il suo lento passo partì per il giro del mondo. La sposa, rimasta sola, si mise a vagare per il paese per trovare un lavoro. Mentre camminava, vide una mamma con in braccio una bimba che piangeva disperatamente. «Perché tua figlia piange?» «Non lo so, è tutto il giorno che piange. E io non sono capace di calmarla. Dalla a me. Vedrai, la farò rasserenare. Sareste proprio capace di far questo?» «Per la virtù di questo diamante», disse la sposa, «che la bimba rida, balli e salti». E subito la bambina si mise a ridere, a ballare, a saltare. Poi entrò nella bottega di un panettiere e disse alla proprietaria: «Prendetemi a lavorare con voi, non ve ne pentirete». Così fu e si mise subito ad impastare il pane. «Per la virtù di questo diamante, che tutti vengano a comprare il pane in questa bottega finché ci lavorerò io». E subito il negozio si riempì di gente e così per tutto il giorno e il giorno dopo ancora. Vennero anche 3 giovanotti. Che, vista la bellezza della sposa, si innamorarono di lei e si misero a corteggiarla. «Sei il primo dei tanti, per una notte ti do 1000 franchi, il secondo disse 2000, il terzo aggiunse: io te ne offro 3000. Allettata dall'ultima offerta, disse: mi offro a te come coperta.
ma prima di desinare dammi una mano per impastare. Cercò di fare presto, ma rimase impigliato nell'impasto. Ben presto fece giorno e dovette togliersi di forno. Al secondo, con devozione, gli venne offerta la stessa occasione. Ma prima di cominciare, verso il fuoco lo invito a soffiare. Soffio fino al mattino, come sa fare solo un cretino. E come fece giorno, anche lui si tolse di torno. Anche all'ultimo fesso di entrare in camera gli fu concesso, ma prima di consumare, di chiuderla alla porta, lo invito a fare. Ma come la richiudeva, la dannata porta si riapriva, e come il sole comparve, anche il terzo scomparve. I tre uomini, carichi di rabbia per l'inganno, decisero di denunciare il fatto in caserma. A ricevere la denuncia c'erano delle donne. Donne sbirro. Ascoltati i particolari del fatto, le donne decisero di aggiustare le cose a modo loro e andarono dalla giovane sposa per arrestarla. Appena vide arrivare le donne sbirro, la giovane sposa si rivolse al suo anello. Questo diamante, che queste donne se ne diano tante. Schiaffi e pugni tra loro furono scambiati senza decoro. Vedendo le donne tardare, quattro sbirri uomini vollero andare. Ma invece di procedere all'arresto, a giocar cavallina fu l'unico gesto. Si vide in lontananza qualcosa muoversi come una danza. Era la tartaruga che tornava senza speranza. Ma come vide la sposa, della bestia sparì ogni cosa. La volle così riabbracciare e come uomo per sempre amare. La virtù di questo diamante, siano felici le vostre vite e lieto il trascorrere di questa serata. Grazie.